Ancora una volta il pubblico pescarese è protagonista degli eventi della Festa della Rivoluzione. Il recital di Michele Placido, andato in scena ieri sera all'Auditorium Petruzzi, ha infatti confermato l'interesse per D'Annunzio sempre vivo in città e in regione. Michele Placido, ai nostri microfoni, dedica all'Abruzzo qualche verso della Pioggia del Pineto e racconta del rapporto tra il Vate e la sua città natale. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Pescara è per noi, diciamo, della sponda qui adriatica, Puglia, appunto Molise, Abruzzo, è un'unica terra, si può dire, per tanti motivi, anche transumanze, insomma, per motivi culturali, per motivi economici, sociali, e poi perché, per quel che mi riguarda, D'Annunzio appunto è una delle persone che ci rappresenta in tutto il mondo. Dico, mi viene la parola persona perché lo vedo molto come uomo, io non lo esalto per quello, per come lui è stato giustamente vituperato, esaltato, ma lo sento molto delle nostre parti. Lui amava tanto Pescara, amava l'Abruzzo, amava l'Adriatico, e qui forse ritrovava quella pace che in giro nel mondo non trovava. Veramente qui fra gli ulivi, fra il mare, gli amici, era molto legato anche agli amici con cui aveva condiviso l'infanzia e l'adolescenza. E Pescara per me allora diventa un posto dove si racchiude l'anima, come si può dire, di D'Annunzio. E penso spesso, perché io poi ho lavorato a teatro, ho portato in scena La figlia di Orio, ma non solo La figlia di Orio, le sue poesie in tanti recital, e poi lo leggo poi a tutti gli altri grandi abruzzesi, a cominciare da Flaiano, che hanno reso, insomma, la terra d'Abruzzi in tutto il mondo, no? L'hanno celebrata la cultura abruzzese.